Cosa che mi è piaciuta di più in assoluto delle Olimpiadi è stato il villaggio olimpico e tutti gli atleti che vivevamo, tra virgolette, insieme in questo villaggio e andavamo a mangiare negli stessi posti e quindi si passava, ci si salutava persone magari che non avevamo mai visto, atleti di altri sport che venivano da tutte le parti del mondo e quindi cioè, quella cosa lì è la cosa che mi ha colpito più di tutti, proprio la vita nel villaggio. Io penso che c'è un posto che è dentro noi stessi dove non esistono, diciamo, differenze tra uno e l'altro ed è una cosa accessibile a tutti perché noi siamo dentro di noi e tutti possono farlo, tutti possono trovarsi, ognuno dentro se stesso. Sì, io ho iniziato quest'autunno il percorso della meditazione e mi è subito piaciuto, mi sono subito trovata bene, ho subito sentito come se fosse un piccolo cambiamento in meglio, cioè di benessere che mi ha dato proprio dentro di me. Vabbè, il giorno della gara è sempre un giorno un po' speciale, anche i momenti prima dove siamo molto concentrati, eccetera. Però io da quando ho imparato a meditare, da quando ho imparato a capire cos'era il cleaning, magari anche sono in partenza lì e mi metto giù e in un attimo come se mi riequilibrassi e trovo questo stato di, sì, di perfetto equilibrio dentro di me. La pace è una cosa che troviamo dentro di noi, cioè quella calma che si crea appunto dentro di noi che ci permette di vedere il mondo come se fosse in un'altra maniera, come se fosse tutto calmo e tutto bello. Il 21 settembre ci sarà la possibilità di meditare, cercando di trovare un momento di pace dentro di voi, quindi io vi invito a registrarvi al sito heartfulness.org/peace day.